Il mese di agosto non è stato sicuramente il migliore per i Inazuma Eleven SD. Abbiamo infatti visto la storia di Inazuma Eleven Go venire rimandata a data da destinarsi e i tre eventi avuti, il Mid Summer, il Summer Cool Festival e il Team Story del Liceo Simplicio, non ci hanno portato nemmeno così tante miniature interessanti. Ma ad ogni modo andiamo a vedere le mie personali tier list aggiornate a questo mese e come al solito vi invito a lasciare un mi piace sin da subito e a raggiungere i 400. Il primo portiere che entra in classifica è Ringo Saturn, il portiere dell'Istituto Galattico dell'evento Midsummer. Di elemento montagne con 59 punti in parata, Saturn è un portiere che come prima tecnica ha la Gran Stella di elemento vento e di respinta, che tra l'altro sfrutta il secondo dei due extra di questo giocatore, ovvero Hard Puncher. Se volessimo rendere Saturn un portiere montagna veramente solido, dovremmo dargli una tecnica di questo elemento di respinta, e attualmente nel gioco troviamo solamente la barriera monolitica, che non può ormai più essere ottenuta gratuitamente. Il prossimo portiere è a sua volta proveniente dall'evento Midsummer, ed ovviamente avete capito che stiamo parlando di Mark Evans. Questa di Mark è un'ottima miniatura per chi comincia a giocare, sia perché durante l'evento si è avuta la possibilità di portarla al grado 10 gratuitamente, e sia perché proprio come Saturn è un portiere montagna con Hard Puncher come extra, oltre a Dino Kokoroe. Resta comunque il fatto che anche in questo caso, per rendere ottima questa miniatura, bisognerebbe darle la barriera monolitica, e non mi pare proprio il caso, dire il vero. Ma ad ogni modo, queste due miniature sono praticamente identiche, ma personalmente preferisco quella di Mark. Parliamo ora di Automark, portiere in versione limited reinforcement che sta venendo regalato al massimo delle sue potenzialità proprio in questi giorni. Automark ha solamente un extra, ovvero Chowaza, che va a potenziare la sua mano dei pinguini, prima tecnica di parata di elemento neutro a venire introdotta nel gioco. Dal momento che è di elemento montagna, è consigliato insegnargli una tecnica come la muraglia infinita, ma bisogna ammettere che anche con solamente la mano dei pinguini fa il suo sporco lavoro. Il penultimo portiere della lista è Sandra Fisher dell'evento Summer Cool Festival di elemento vento e con 62 punti in parata. In questa versione Sandra si presenta con il suo velo della sirena, che non è per nulla male dato che viene addirittura potenziato da Kazuno Kokoroe. Furizo Kosei Kyoka può invece aiutare per parare sporadicamente qualche tiro di miniature di elemento albero, ma nel complesso possiamo dire che questa versione di Sandra non sia per niente male. Infine, come ultimo portiere di questa lista abbiamo Sylvia Woods del Team Story del Liceo Simplicio. Anche Sylvia è un portiere d'elemento montagna, il che però non è un pregio nel suo caso dal momento che troviamo la mano insuperabile e Hayashino Kokoroe. Nel caso il suo elemento fosse stato cambiato in albero sarebbe stata davvero una grandissima portierona, ma onestamente in questo momento non può superare la versione Stadia Broad di Mark, ad esempio. Nonostante ciò, Sylvia dispone di un buonissimo 66 parata, Nensho Taizei e Furizo Kosei Kyoka. Ricapitolando, in grado A ho messo Nero, King di Inazuma Eleven, Saturn e Mark del Midsummer. In grado S abbiamo invece Darren, Fubuki in versione Gym, Automark e Sandra. Il grado SS è invece tutto di Dvalin, Elliot, Mark Stadia Broad e Sylvia, mentre in SSS troviamo 5 Dea, Grant, Fubuki Stadia Broad e King Team Story. Ma proseguiamo e parliamo dei due difensori che entrano in questa classifica. Partiamo da Esther Greenland del Training Center. Questa di Greenland può essere davvero una buona miniatura, a partire dal fatto che sia di elemento fuoco e che abbia i Kasama e Oreke Up come extra. Tuttavia, per renderla effettivamente forte bisognerebbe darle una tecnica di difesa fuoco e comprare anche le altre miniature della tripla C che compongono i suoi legami. Proseguiamo e troviamo Archie Hawkins dell'evento Summer Cool Fest, che oltre a 62 punti in difesa presenta 3 extra, Fukutsu no Seishin, Chowaza e Soko Chikara, oltre che all'attacco volante e il calcio stordente come tecniche. Archer è un solidissimo difensore vento che all'occorrenza può anche tirare fuori dal suo cappello un super critico grazie al suo terzo extra. In grado A troviamo quindi Shawn, Hart, Greenland e Yale. Nel grado S abbiamo invece Scott, Miles, Papa e Sandayu in versione Gym. Il grado S è invece di Jack, Camellia, Clear e Archer, mentre in grado SSS rimangono Goldie, Aitor, Sandayu Stadia Broad e Ryusuke. Come prima new entry a centrocampo troviamo invece Dakarnemo dell'evento Midsummer di elemento vento e con 59 punti in dribbling. Come tecniche abbiamo invece il tiro sonico e l'incrocio esplosivo, che può essere cambiato in favore di un dribbling del suo stesso elemento da potenziare con Kazuno Kokoroe, e oltre a questo Nemo può anche contare sull'ottimo shoot sense. Uno dei centrocampisti più forti del gioco è sicuramente Froy Kirikanan dell'evento Midsummer, il quale presenta un buon 62 in dribbling che grazie al suo extra Tekizai Tekisho
raggiunge i 69 punti in questa statistica. Oltre a questo, Frey presenta anche una buona statistica di tiro e le sue tecniche non sono per nulla male. Troviamo infatti l'Innocent Drive e l'Orbita Polare. In generale, Frey presenta anche Long Shooter, che su un centrocampista non sarà mai troppo utile, e Kase no Kokoroe, con il quale il numero 9 dei Perfect Spark si impone come centrocampista di elemento vento più forte del gioco. Infine abbiamo anche Celia Hills del Team Story del Liceo Simplicio. Celia si presenta con 66 ottimi punti in dribbling, che però non possono essere sfruttati al meglio per via della grande illusione, che dovrebbe venire rimpiazzata da una tecnica di dribbling vento. Oltre a questo, possiamo anche dire che la zona micidiale 2 può essere davvero interessante dal momento che arriva a 141 punti potenza, che può essere anche potenziata dai tre extra di Celia, Ikeike, Tuketsu Taisei e Shoot Sense. In grado A troviamo quindi Eric, Jude, Soundown e Bomber. In grado S ho messo Nemo, Laurel, Sierra e Ade, mentre in grado SS troviamo Mitsuru, Ikaru, Ryoma e Celia. Il grado SSS è invece tutto di Byron, Sonny, Mera e Frey. Per la classifica degli attaccanti abbiamo solamente una new entry, ovvero Yurika Beor, dell'evento Midsummer. Yurika è un attaccante di elemento albero con ben 64 punti in tiro, che vengono sfruttati al meglio con l'Orion Cross Viper, che arriva alla bellezza di 148 punti potenza. A potenziare le sue tecniche troviamo tre extra, Fukutsu no Seishin, Chowaza e Charisma, con il quale aumenta del 5% la potenza delle tecniche di tutta la squadra quando è in campo. Come seconda tecnica troviamo invece il Dark Tornado, che non ha senso di essere tenuto dal momento che un dribbling sarebbe ben più utile. Parlando della classifica completa, in grado A abbiamo Bailong, Tezcat, Paolo e Gamma. In grado S troviamo Xavier, Sol, Jinpei e Michael, mentre in grado SS ho posizionato Bunny, Vladimir, Simeon e Yurika. Il grado SSS rimane invariato con Zanark, Torch, Gazelle e Ran. Dunque, quale miniatura avete trovato questo mese? Siete contenti che Frey e Yurika siano stati introdotti nel gioco? E cosa vi aspettate per il prossimo mese? Io vi ricordo che tra pochissimi giorni uscirà il nuovo Inazuma SD Walker con le novità di settembre. E come al solito vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere il video con i vostri amici, nonché di iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Qui da Diego per oggi è davvero tutto, e giochiamo a calcio!